Amici miei, buongiorno a tutti. Lo dico la centesima volta. La trasmissione è registrata, sto registrando di giovedì pomeriggio. Giovedì è una giornata importante. Perché questa giornata è importante? Perché sono stamattina partiti con mezzo quintale di carte. L'assessore Bufano, con una mia delega espressa, e i dirigenti dei lavori pubblici, il dirigente dei lavori pubblici, ingegner Izzillo, il RUP, geometra Famiglietti. Dove sono andati? Sono andati a Bari. Sono andati a Bari all'assessorato alla cultura. Sono andati a portare la documentazione relativa al recupero dell'immobile dell'istituto ex liceo classico Zingarelli, qui davanti al comune di Cerignola. Come sanno quelli che seguono questa trasmissione, considerate che ogni trasmissione mi promettono una ventina di querele, devo dire che l'Auditel dovrebbe essere altissimo perché, insomma, se tanto mi dà tanto. Voi sapete che noi stiamo tentando di recuperare tutti gli edifici che in questa città rappresentano una ferita perché prima destinati a attività istituzionali in genere, sono stati poi completamente abbandonati. Parlo per esempio Palazzo Carmelo. Per fare un esempio, fra questi il liceo classico Zingarelli. Credo che dal 95, dal 96, adesso non mi fate dire una sciocchezza, questo istituto è abbandonato, chiuso e abbandonato. Noi abbiamo programmato il recupero di questo edificio e per recuperare questo edificio abbiamo pensato di utilizzare i fondi che la Regione mette a disposizione per creare biblioteche innovative di comunità. Abbiamo lavorato molto, ripeto, ho firmato mezzo metro di carte in altezza, questa dimostrazione di come si sia lavorato attentamente su questa progettazione. E stamattina, giovedì, io sto registrando giovedì, come vi dicevo, sono andati a Bari a sottoporre questo nostro progetto alla struttura tecnica della Regione Puglia, all'assessorato alla cultura. Devo dire che l'assessorato alla cultura, in particolare la dirigente avvocato Silvia Pellegrini, ha instaurato una procedura molto interessante. Invece di far trasmettere i progetti per via mail, per via cartacea, l'assessorato fissa degli appuntamenti. Ogni giorno si recano in assessorato quei comuni che hanno una progettazione da sottoporre, in maniera tale che la commissione che esamina questa progettazione possa, nell'esaminare gli elaborati, anche rivolgere ai proponenti le proprie domande, le proprie richieste di chiarimento. E questo è un passaggio molto importante. Noi, mentre preparavamo questa incursione nell'assessorato alla cultura, l'abbiamo preparata accuratamente. Scherzavamo, ritenendo questa audizione una specie di esame legittimo, lecito, opportuno, a cui ogni comune con una sua progettazione veniva sottoposto come valutazione di preliminare ammissibilità di questo progetto. E facevamo bene a immaginare questo incontro come una specie di esame. Perché la commissione non si limita a una valutazione di massima, ma entra nel particolare. E quindi con i progettisti, con l'assessore che rappresenta la parte politica,
entrano nel merito del progetto, chiedono spiegazioni, chiedono delucidazioni, vogliono che venga illustrata sia la fattibilità del progetto, ma anche la sua gestibilità a livello appunto di organizzazione di una gestione della struttura. Perché? Perché la politica regionale, e io sono molto d'accordo, non si limita a dare i soldi purché tu costruisca o recuperi un immobile, ma vuole essere sicura che dopo aver speso questi soldi, l'immobile eventualmente recuperato o eventualmente costruito ex novo sia veramente utilizzabile per la collettività. E quindi qualche minuto fa l'assessore Bufano mi ha dato una ulteriore, l'ennesima buona notizia, e cioè che praticamente questo, chiamiamolo esame, è stato superato brillantemente. È stato superato brillantemente perché l'audizione si è svolta in un clima di grande serenità e tutto quello che è stato il lavoro di progettazione è stato valutato in maniera positiva. Che significa? Cari amici, significa che voi per primi sapete oggi, ascoltando questa trasmissione, che non è ancora fatta, ma il più è fatto. Adesso aspettiamo che la regione emani una graduatoria e vediamo se riusciamo ad essere inseriti in una posizione che ci permetta di ottenere questo finanziamento. Per dirvela in soldoni, si tratta di 2 milioni e mezzo di euro. Voi sapete che una piccola ala del liceo classico Zingarelli, dell'ex liceo classico Zingarelli, è già stata recuperata. Con questi 2 milioni e mezzo noi dobbiamo andare a recuperare tutto il resto della struttura. Capite bene che è una impresa importante, perché il liceo classico Zingarelli sta nel cuore della città e sta chiuso e abbandonato. Quindi è una cattiva pubblicità per questa città, e noi dobbiamo assolutamente scongiurare che questa situazione si protragga nel tempo. Il primo passaggio sarà, speriamo al più presto, ma questo ormai noi abbiamo fatto tutto il lavoro che ci competeva, adesso spetta alla Regione, speriamo che presto la Regione possa approvare la graduatoria, e speriamo che in quella graduatoria Cerignola si trovi in una posizione tale che le consenta di conquistare questo finanziamento. E quindi, una volta avuta questa buona notizia, noi potremo cominciare a calendarizzare i lavori da effettuare al liceo classico Zingarelli con le solite procedure. Le spiego, perché qualcuno che abita a Torricelli ogni tanto mi dicono spara delle cazzate sui social, e quindi a lui voglio rispondere. Non vi preoccupate se non faccio il nome, lui mi riconosce, un livoroso, è uno di quelli che odia, detesta tutti quelli che fanno qualche cosa, perché facendo qualche cosa lo sminuiscono nel suo ruolo. Bene, voglio dire al signor Livore che può stare tranquillo, perché per esempio su questo progetto noi siamo molto molto fiduciosi. E devo aggiungere, perché se non faccio un poco di polemica, che cacchio serve questa trasmissione? La polemica io la faccio volentieri, perché vedete, le cose che vi dico io non le leggerete mai sulla Gazzetta, perché la Gazzetta è l'organo ufficiale del PD. Il PD, diciamo la verità, stanno ridotti proprio alle case, alle scale di San Patrizio, ai piedi di Cristo, si diceva una volta. Quindi figuratevi un giornale, che è un giornale importante a cui noi tutti siamo affezionati, che è diventato l'organo del PD. Non vi ha raccontato che abbiamo avuto il finanziamento per fare nuova la scuola Marconi, una scuola a cui
Io personalmente sono molto affezionato perché è stata la mia scuola elementare, perché come io ho detto un'altra volta è lì che ha insegnato per svariati decenni mio padre, quindi io ogni volta che guardavo la scuola Marconi mi addoloravo perché ovviamente vedevo come questo immobile fosse offeso, ingiuriato dal tempo. Noi abbiamo già fatto un intervento sulla scuola Marconi, un intervento importante, ma adesso abbiamo ottenuto, non l'avete letto sulla Gazzetta che non le scrive queste cose, abbiamo ottenuto il finanziamento per praticamente rifare ex novo la scuola Marconi. E voi che seguite questa trasmissione sapete che io ragiono in termini di quartieri, di ambiti urbani, di localizzazione di questi interventi. Allora in questo momento noi abbiamo la scuola Marconi, per cui abbiamo ottenuto il finanziamento e la dobbiamo rifare praticamente nuova, cioè salvaguarderemo ovviamente l'aspetto architettonico esterno, ma in buona sostanza la scuola efficientata dal punto di vista energetico, adeguata dal punto di vista delle norme antisismiche, sarà sostanzialmente una scuola nuova. E quindi abbiamo questo collegamento, scuola Marconi, ma anche, come vi dicevo, liceo classico Nicola Zingarelli, ma di fronte c'è la Aldo Moro, dove abbiamo superato ogni ritardo burocratico non dipendente dalla nostra volontà e siamo andati alla aggiudicazione dei lavori. Aggiudicati i lavori, 30 giorni la pausa prevista dalla legge per eventuali ricorsi, subito dopo contratto, cantierizzazione. Quindi noi che lavoriamo ovviamente non per domani mattina ma per il prossimo futuro, avremo nella zona di Piazza della Repubblica, quindi attorno al comune di Cerignola sul quale siamo intervenuti, e vi ricorderete la barzelletta, l'aneddoto relativo ai secchi d'acqua al centro delle stanze del comune per raccogliere l'acqua piovana, quando l'acqua piovana si infiltrava da una copertura ormai in completo degrado. Quindi il comune l'abbiamo recuperato, abbiamo i soldi per rifare la Marconi, abbiamo i soldi, l'appalto aggiudicato per fare la scuola Aldo Moro. Stamattina ci siamo aggiudicati questa preliminare approvazione del nostro progetto e quindi siamo fiduciosi per il finanziamento del liceo classico. Sempre nell'ambito della stessa misura, noi abbiamo altri due progetti che sono all'esame preliminare di altri assessorati. E sono il progetto che riguarda Piazza delle Culture e il progetto che riguarda la scuola Pavoncelli. Anche lì ci siamo integralmente, totalmente candidati, nel senso che abbiamo presentato il massimo della progettazione possibile. Sappiamo che il nostro lavoro è stato ben apprezzato. Sappiamo, ci sono gli spifferi, no? Da tutte le parti. Io nella mia stanza parlo sempre con la porta spalancata, faccio eccezione solo adesso che sto registrando, ma di solito parlo con la porta spalancata perché io dico che quando parla la pubblica amministrazione non deve avere due uditori, cioè uno privato e l'altro pubblico. Quello che il sindaco dice in privato deve poterlo ripetere in pubblico, perché altrimenti c'è qualcosa che non funziona. Ed è proprio così. E dal Palazzo della Regione ci arrivano dei segnali positivi anche per la scuola Pavoncelli e anche per l'ex tribunale. Potrebbe essere gli ultimi giorni dell'anno, potrebbero essere i primi giorni dell'anno prossimo. Noi speriamo di conquistare questi altri finanziamenti. E poi è chiaro che l'altra ferita viva nella mia carne, la scuola Carducci. Abbiamo candidato la scuola Carducci, aspettiamo risposte per la scuola Carducci e anche per la scuola Di Vittorio.
Alla Di Vittorio stiamo già intervenendo, come sapete, stiamo facendo l'ala nuova, non glielo dite alla direttrice che non se ne è accorta, ma teneva mezza scuola chiusa da 20 anni e nessuno era mai intervenuto per metterla a posto. Adesso l'ha messa a posto l'amministrazione Metta, ma essendo una persona faziosa e quindi chiaramente animata da malanimo nei confronti di questa amministrazione, perché il sindaco non le ha dato l'assessorato alla cultura, benedico sempre quel giorno, ebbene la signora direttrice non si è accorta che le stiamo facendo nuova metà della scuola. E non ha trovato il tempo per un minimo di apprezzamento, ma figuratevi a me quando me ne frega. Però pensandoci bene, anche l'altra metà della scuola andrebbe rifatta. Ci siamo candidati e contiamo anche lì di avere il finanziamento. Dopodiché, ovviamente, ognuno continua a stare alla casa, perché io sto benissimo a casa mia e in compagnia dei miei collaboratori, ma l'obiettivo è puntare anche alla rifacimento per intero della Di Vittorio, dove stiamo facendo via Ercolano, dove faremo la nuova via fra scuola Di Vittorio e caserma dei Carabinieri, dove faremo alle spalle la RSA, la nuova residenza per anziani, dove avremo il prolungamento, come dicevo, di via Ercolano. E mi fermo qua, perché poi andremo troppo avanti nel tempo con la nostra programmazione. Ho scritto una cosa su questi lavori, perché sono lavori importanti, perché è un intervento programmato a tavolino, studiato oculatamente, perché nessun istituto, almeno di quelli che hanno più bisogno urgentemente di interventi, venga trascurato, nessuno. E quindi abbiamo la soddisfazione di poter dire che alla Marconi, all'Aldo Moro, speriamo presto si aggiunga liceo classico ex, liceo classico Zingarelli, scuola Di Vittorio, scuola Pavongelli, piazza delle culture. Che cosa deve fare di più un'amministrazione in 2 anni di vita? Francamente non lo riesco a immaginare. Quindi buone notizie da questo punto di vista, e io spero che la parte intelligente della cittadinanza, cioè la parte più maggioritaria, sia contenta di questo sforzo. Aggiungo che proprio oggi, quindi per voi giovedì mattina, abbiamo tenuto una giunta straordinaria. A proposito di queste giunte straordinarie, vi devo confessare la verità: io avevo programmato di fare una giunta alla settimana, il venerdì mattina. Lo facciamo puntualmente, ma ormai sono più le settimane in cui facciamo 2 sedute di giunta che non le settimane in cui rispettiamo l'unica seduta di giunta. Quindi anche giovedì scorso abbiamo fatto una giunta straordinaria, perché c'era un'altra misura regionale importante a cui dovevamo candidarci. O meglio, non c'è ancora la misura, ma noi conosciamo quali sono gli indirizzi politici dell'attuale governo regionale, e quindi adeguiamo la nostra programmazione a quello che sappiamo sarà l'obiettivo da raggiungere per la giunta regionale. Di che si tratta? Si tratta di individuare tutte le aree pubbliche a verde, dismesse, inutilizzate, comunque aree degradate. Come sapete, io con pazienza certosina sto intervenendo in tutte le parti della città per recuperare tutto ciò che era verde e che era abbandonato. Però ovviamente riusciamo a fare tanto, ma non riusciamo a fare tutto. E allora oggi, giovedì, per voi che mi ascoltate, abbiamo dato indirizzo ai dirigenti tecnici di fare un monitoraggio di tutte queste aree a verde, aree destinate all'uso comune, all'uso di collettività. Abbiamo dato questo indirizzo su proposta dell'assessore Carlo D'Ercole, ma in una materia nella quale dovranno cimentarsi e collaborare anche gli assessori Pezzano,
Morra, Petruzzelli, Leonetti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. Ovviamente il coordinamento resta nella responsabilità di chi vi parla, e il momento successivo, dopo aver individuato queste aree, sarà il coinvolgimento di tutte le associazioni, le società, gli organismi spontanei e collettivi che si interessano di certi settori della nostra vita cittadina. Quindi avvieremo un percorso condiviso, alla fine del quale la comunità, cioè la cittadinanza di Cerignola, dovrà riappropriarsi dei luoghi che sono luoghi comuni, sono luoghi di collettività, appunto luoghi in cui la gente della città si trova, si riunisce e svolge attività socialmente utili. Noi abbiamo vissuto 20 anni bui in questa città, in cui 20 anni nei quali non si è fatto nulla e sempre più aree venivano abbandonate. Tenete presente il discorso che vi ho fatto per il liceo classico: trasferite il liceo classico da un'altra parte, il vecchio palazzo chiuso, trasferite il municipio nell'attuale sede, Palazzo Carmelo abbandonato, il macello abbandonato, tutto, comprese queste aree verdi. E noi non vogliamo che si ripeta questo fenomeno. Ogni luogo di pubblica proprietà deve essere recuperato, restaurato e restituito all'uso comune. Nella giunta di giovedì abbiamo a lungo discusso col neoassessore Pasquale Morra perché si avvii un lavoro di monitoraggio, di inventario, di catalogazione di tutte le proprietà comunali. Quando io sono arrivato qua al comune di Cerignola 2 anni fa, non si sapeva nemmeno di quali aree fosse proprietario il comune, non si sapeva quali immobili fossero di proprietà del comune, si andava così alla carlona. Adesso invece abbiamo dato indicazioni perché noi avremo un catalogo preciso, un monitoraggio preciso per sapere quanti immobili tengo, di questi immobili quanti sono occupati e usati, quanti sono abbandonati, quanti sono occupati legittimamente, quanti sono occupati abusivamente, per poter programmare un recupero di questi luoghi, un recupero di questi immobili. È chiaro che il coordinamento di più assessorati competerà ovviamente al sindaco, ma noi lavoriamo senza compartimenti scagni e purtroppo la legge non lo permette, ma io manderei in diretta, vediamo, poi verso un po' più in là se riusciamo a fare una cosa città, facciamo un collegamento diretto con la giunta, perché io ci terrei molto a farvi vedere come lavoriamo in giunta, con quanta armonia, con quanta rapidità, con quanta concretezza, e come questa giunta sia caratterizzata dal fatto che non esiste la cosa di competenza di Franco o di Gino o di Antonio o di Giovanni. Tutto è di competenza dell'amministrazione e ogni assessore per la propria parte collabora con gli altri assessori. È chiaro che di volta in volta c'è una responsabilità specifica in capo ad una persona, però la collaborazione è sempre massima, è sempre aperta, è sempre molto 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 disponibile. Inoltre il progetto è affidato a Carlo D'Ercole come primo responsabile, e questo ovviamente mi fa stare assolutamente tranquillo. Per farvi capire ulteriormente quali sono questi luoghi comuni che dobbiamo recuperare, vi posso dire Piazza delle Culture, l'ex tribunale, oppure tutte le zone verdi cittadine che attualmente sono abbandonate, i percorsi podistici, i campetti di calcio che sono abbandonati, per esempio nella villa comunale all'interno di un luogo comune vissuto dalla comunità potremmo individuare, che vi posso dire, il campo destinato al gioco delle bocce, possiamo individuare, che vi posso dire, il pattinaggio da fare, pattinaggio a rotelle da fare su quella piattaforma
che pure esiste e che dobbiamo recuperare. Quindi questa progettazione, noi l'abbiamo approvata, è una sfida importante per l'amministrazione, è una sfida qualificante. Nel nostro DNA c'è il sapore e la sostanza della vittoria, quindi una sfida che affronteremo con buona fiducia nel nostro risultato finale, che sarà un risultato assolutamente importante. Ultime due cose da un minuto e mezzo l'una. Stamattina, sabato, io sono ancora in contrada, in quartiere Cittadella. Ci sono stato sabato per l'inaugurazione dell'asilo nido intitolato alla assessore Rinaldi, ex assessore Rossella Rinaldi. Oggi andiamo a mettere la prima pietra del nuovo centro diurno per anziani che sorgerà negli ex stalloni Pavoncelli. Mentre voi mi state ascoltando, probabilmente noi siamo lì a compiere questa cerimonia che dà l'avvio a questi lavori. Lavori che dovranno essere ovviamente ultimati nel più breve tempo possibile, e vi do appuntamento successivamente per la inaugurazione. Questo avviene stamattina agli ex stalloni Pavoncelli. È una giornata quindi che per noi è molto importante, è molto significativa, e torneremo ancora alla Cittadella perché martedì prossimo verrà consegnata alla città di Cerignola, sempre nella mattinata intorno alle 10.30, alle 11, la rotatoria di via 25 Aprile, angolo del viale del Cimitero, angolo del viale di Levante, che è stata completata, è stata munita di una bella illuminazione pubblica, e martedì torneremo alla Cittadella, quindi nel giro di 10 giorni per 3 volte andiamo alla Cittadella, perché inauguriamo l'asilo, abbiamo i lavori del centro diurno, ci prendiamo in consegna la rotatoria, e ricordatevi sempre che nel quartiere Cittadella abbiamo già acquisito il diritto a spendere 2 milioni di finanziamento per la riqualificazione urbana di Piazza dei Salesiani, di Via Calore, della Pineta, di Via 25 Aprile, di Via Po e di Via Taranto. Quindi tutta questa maglia urbana, prima di noi abbandonata a se stessa, dopo di noi cambiata e cambiata in meglio. Ci sentiamo domani. Ucci vivere, state vabù. Il cielo è sempre